Questa sera ospite assolutamente nuovo, quindi particolarmente gradito, il dottor Giovanni Basciano del Centro di Competenza, che ci parlerà di un progetto estremamente interessante del quale, confesso onestamente, non so molto, ma abbiamo il nostro interlocutore che è perfettamente in grado di spiegare. Allora, dottor Basciano, cosa è questo progetto? Mi ha colpito appena l'ho visto la vostra addetta stampa, Simona, ma era un progetto molto molto interessante, ci racconti. Allora, il progetto si chiama Innovittica ed è un progetto finanziato dal Fondo Europeo della Pesca e l'Acquacultura ed è un progetto a titolarità della Regione Siciliana ed ha lo scopo di trasferire alla filiera della pesca e della conservazione ittica nuove tecnologie. Il capofila è il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani e sono parte del progetto l'Università di Messina, il CODVAP, la società Medicare e il centro di competenza che io presiedo. Il centro di competenza distrettuale nasce come braccio operativo del distretto della pesca di Canzara del Vallo ed è uno sportello di servizi alle aziende che ha lo scopo di aumentare l'efficienza delle filiere ittiche ed agroalimentari attraverso l'applicazione di quelli che sono i principi della Blue Economy. Fermo un attimo, fermo. Allora, quindi questo centro di competenza ha una funzione di... Gli americani direbbero anche di think tank, di supporto, di apertura di menti e di possibilità nuove, soprattutto nel campo dell'ittica. Quindi parte da Mazara, che ha questa immensa flotta peschereccia, ma in realtà può andare bene per qualsiasi posto della Sicilia. Assolutamente sì, e il progetto è un progetto che ha visto attività con svariate imprese, svariate aziende di tutta la Sicilia. Il ruolo che è stato affidato al centro di competenza è proprio quello di occuparsi della comunicazione del progetto e della disseminazione dei risultati. L'obiettivo quindi è quello della trasferibilità dei risultati alle imprese del settore attraverso la comunicazione esterna e anche l'animazione interna. Nello specifico sono stati messi a punto, così entro nel vivo, alcuni prodotti a basso contenuto di sodio che potremmo definire alimenti funzionali. Un alimento si dice funzionale quando, oltre alle sue proprietà nutrizionali, ne ha anche alcune che possono influire positivamente su una o più funzioni fisiologiche. Fermo un momento. Allora, basso contenuto di sodio, per i non addetti alla, vuol dire meno sale, giusto? In parole molto povere. Assolutamente sì, il sale marino. Ma non mi sembra che questo qua allora riguardi solo il pesce, ma in teoria possa riguardare qualsiasi alimento conservato o roba simile. Certo, noi operiamo nella filiera ittica e quindi ci interessavano tutti quei prodotti che salgono, nel caso delle acciughe, o in pezzi particolari, come nel caso del tonno e delle bottarghe, che sono quelle su cui abbiamo fatto l'ultimo consumer test. Però ovviamente il criterio, il ragionamento vale per tutta l'alimentazione, poter utilizzare altri sali al posto del cloro di sodio e quindi ridurre la presenza di sodio e quindi gli effetti negativi del sodio. Che sappiamo sul sistema cardiovascolare eccetera e tutto quanto. Ma la mia domanda è banale, ma lei mi deve perdonare, sono un non addetto ai lavori. Queste belle idee hanno due momenti in cui si devono confrontare con i dati di fatto. Uno, diciamo, lo screening, nel senso che sono fatte le prove, e due, se c'è il supporto scientifico al fatto che la riduzione di sodio possa essere accettata dalla gente senza problemi. E infatti i consumer test che abbiamo fatto in questi mesi servono proprio a valutare se e quanto viene apprezzato da parte dei consumatori eventuali differenze tra il prodotto fatto con il contenuto normale, tradizionale di cloro di sodio e quello fatto invece con diversi contenuti di cloro di sodio e ovviamente sostituito da altri sali. E in tutte le prove che non l'ha fatte, vedete le immagini dell'ultimo consumer test, che tra l'altro era molto qualificato perché sono tutti, diciamo, ricercatori universitari e in qualche modo addetti ai lavori, allora hanno fatto un assaggio al buio, quindi non sapevano quale era quello, esatto, ovviamente normale, qual era quello a basso di contenuto di sodio, e i dati sia di questo consumer test che degli altri che abbiamo fatto precedentemente
ci permettono di dire che non viene apprezzata la differenza, quindi non ce n'è, sono parole povere. Quindi non, sì, non viene apprezzata, il che significa che a questo punto le aziende hanno l'opportunità di trasferire questa procedura al loro interno e poter aggredire questo mercato interessantissimo, che è quello di chi tenta di essere autista o è costretto a esserlo perché ha affetto da di quelle patologie di cui accettiamo. Certo, o vuole o deve, esatto. Ma mi perdoni, questo avvantaggia comunque in ogni caso la dieta mediterranea. Questo è fatto essenzialmente per salvaguardare quelle che sono le nostre prerogative gastronomiche, la nostra storia, la nostra tradizione, perché la pesca non è soltanto prelievo di prodotti, ma è anche storia. È storia di industria di trasformazione e quindi di gastronomia, e l'offerta turistica che noi oggi vantiamo in Sicilia è sicuramente in buona parte basata anche su queste qualità, su queste eccellenze, e quindi dobbiamo solamente salvaguardarle, e questo è un modo per salvaguardarle e permettere alle aziende di continuare a essere presenti sul mercato, proprio per evitare che invece gli aspetti salutistici a poco svantaggino alcune produzioni a vantaggio di altre meno aggressive nei confronti delle condizioni. Anche perché la comunità europea non è che quando ci sono queste cose che vengono dall'Italia sia proprio entusiasta, insomma, no? Diciamo che crea qualche ostacolo, ecco, diciamo così. No, vabbè. Però voglio dire... Intanto l'ha fidanzato la comunità europea, quindi voglio dire, maglia di cosa. E rimane il fatto che comunque la comunità europea è impegnata sul tema della riduzione dell'uso del cloruro di sodio nella dieta, che è una cosa invece che è in continuo aumento, non solo ovviamente per l'uso dei prodotti salati che sono marginali nella nostra dieta, ma invece tutti i nuovi prodotti che vengono consumati oggi nelle nostre case hanno tutte tendenzialmente un alto contenuto di cloruro. Cibo spazzatura in particolare, una delle caratteristiche è proprio di caricargli la sapidità, no? Assolutamente sì. Mi dica un po', ma si ottiene riducendo il sale o creando o mettendo qualcosa di alternativo o facendo le due cose? Allora, nel mare sono presenti tutti i sali, nell'acqua di mare. I nostri salinai, i salinai di Trapani, che continuano a fare il loro lavoro, un tempo c'erano anche le saline a Siracusa in Sicilia, hanno la capacità di far precipitare soltanto il cloruro di sodio. Quindi quello che noi chiamiamo sale, che estraiamo e che utilizziamo dall'acqua di mare, è il cloruro di sodio, ma per la loro capacità di far precipitare soltanto quello. Esistono anche altri sali, che sono quelli appunto che sono stati utilizzati dall'università per queste preparazioni, che hanno invece le stesse caratteristiche organolettiche, ed era appunto quello che volevamo dimostrare con i consumi stessi, dall'altra parte danno gli stessi risultati di conservazione del prodotto. Quindi diminuiamo da una parte il cloruro di sodio sostituendolo con altri sali che non avendo sodio non hanno gli effetti negativi di cui abbiamo parlato. Non hanno lo stesso impatto sulle nostre arterie. Benissimo. Esattamente. Ovviamente questo progetto, oltre ad avere gli addetti ai lavori sotto il profilo pesca e sotto il profilo sale, hanno avuto anche un supporto medico, chiaramente, no? No, perché tutto questo è già abbastanza validato, cioè quello che sono gli effetti del cloruro di sodio sono noti, ahimè. Non rappresenta la novità è il fatto che le nostre preparazioni gastronomiche, le nostre preparazioni di trasformazione ittica possono essere fatte con queste nuove procedure, e quindi ci auguriamo che le aziende a cui l'abbiamo trasferito, a cui il progetto ha trasferito, possano cominciare a essere presenti sul mercato con questi progetti, con questi prodotti funzionali. Certo. Ed è estremamente importante, perché questo apre anche una fascia di prezzo apprezzabile. Certo, una curiosità, ma è previsto, perché lei lo sa che in questo la pubblicità è l'anima del commercio, è previsto il fatto che venga indicato sulla confezione questa cosa? Assolutamente sì. E questi prodotti continueranno a essere presenti in consumer test e in alcuni anche test
presso la distribuzione organizzata, e lo saranno con un marchio che è un marchio relativo, che è un marchio del progetto, diciamo, in cui verrà identificato che è a basso contenuto sodio. Poi quando le aziende cominceranno a produrre i prodotti che vorranno, ovviamente, i prodotti salati che vorranno, con questa metodologia dovranno evidentemente indicare che è a basso contenuto di sodio e che altri sali non lo sostituiscono. Perfetto. Dottor Bascelli, io sono molto contento di poter dare una mano alla diffusione di questo progetto, che al di là del valore scientifico, che è alto, è soprattutto un progetto intelligente, perché come si cerca di migliorare l'ambiente, bisogna cercare di migliorare anche l'ambiente interno nostro, cioè è chiaro che la riduzione del sale, che è la cosa su cui si battono tutti i medici, ridurlo al minimo perché comporta effetti vascolari, cardiaci, eccetera, eccetera, senza far perdere il sapore al prodotto, è un po' l'uovo di Colombo, no? È come tutte le cose, in teoria è facile, però vedo che ci state riuscendo. Infatti ci siamo riusciti, c'è riuscita l'università, perché aveva messo a punto queste tecnologie e che oggi è passata alla fase di trasferimento alle aziende, e noi ci limitiamo semplicemente a mettere a disposizione delle aziende queste nuove tecnologie messe appunto dalla ricerca siciliana, e dall'altra parte di divulgarle intanto tra le aziende e poi speriamo presto anche per i consumatori. Benissimo, allora ringraziamo il dottor Giovanni Basciano, ci complimentiamo non solo per il progetto, per essere riuscito a fare a convincere la gente, perché non è che è proprio facile, una volta che la gente però lo scopre e si rende conto che si ha un vantaggio per la salute senza perdere niente, addirittura in teoria forse anche guadagnando sotto il profilo del sapore, visto che si tratta di eccellenze, non possiamo che esserne contenti. Presidente, complimenti, grazie, e siamo sempre a disposizione quando le idee sono così valide e così interessanti. La saluto, buonasera. Grazie a voi. Grazie a voi.